Il 25 aprile 2007, nel parco cittadino di Heilbronn, in Germania, viene uccisa la giovane poliziotta tedesca Michelle Kiesewetter, di appena 22 anni. Gli assassini giungono alle spalle e fanno fuoco, uccidono l'agente Kiesewetter e feriscono gravemente il collega che era con lei, il quale rimane in coma per mesi. Oggi ci occupiamo di due casi semplici, uno straniero e uno italiano, apparentemente semplici, anche se nel primo le vittime sono diverse e sul secondo vedremo che c'è un colpo di scena sulla identificazione dei colpevoli. Quello straniero parte da un omicidio particolare, è l'omicidio di una poliziotta che normalmente pone già delle indicazioni e dei suggerimenti. Di che si tratta? Si tratta di Michelle Kiesewetter, che era un giovane poliziotta che lavorava in Heilbronn, che è un posto centrale nella Germania, praticamente qui. Beh, queste prime modalità sembrerebbero suggerire un omicidio organizzato, perché due pistole, tra l'altro con calibri anche scelti proprio per non rischiare di fallire, e soprattutto sparando da dietro, sembra quasi, no, qualcosa che è stato ben programmato, quindi un agguato, una sorta di agguato. Che ne pensi, Maurizio? Nel momento in cui si esplodono dei colpi d'arma da fuoco posteriormente rispetto alla vittima, è quasi un'esecuzione, in effetti. Cioè, se poi si sono portate le vittime in un posto comunque in maniera tale che, senza che loro potessero avvedersi di nulla, sono stati attinti a questi colpi d'arma da fuoco, che per la donna purtroppo ha avuto un esito sicuramente letale immediato, anche se i calibri sono pressoché simili, anche se 7,65 comunque è un calibro abbastanza importante e determina lesioni di rilievo. Certo, gli elementi sono pochi, sono proprio pochi, però ecco, da un punto di vista generale, certo, che ne pensi? In riferimento alla teoria del profiling, qui è molto interessante vedere che tipo di vittime, perché dalle caratteristiche della vittima possiamo trarre le relazioni con chi ha commesso questo crimine. Quindi pensare, no, che magari due poliziotti ci possono far pensare a un crimine organizzato. Infatti lui diceva l'esecuzione, in effetti, ecco, ci sono tutti gli elementi per pensare a qualcosa che è legato a indagini, certamente, o comunque a... Certamente. Potrebbe essere interessante di sapere che hanno portato via tutte le armi e anche le cinture di lei, tutto portato via. Certo. Per cui è rimasto per terra. Senza... E questo un po' ci ricorda quasi criminalità organizzata, ma quasi di stampo terroristico, no? Perché comunque la necessità anche di disporre di armi che possano essere riutilizzate, sì, questo in realtà ha un target particolare. Ma tu ci stai dicendo delle cose interessanti, scusa. Sì, ci ricordano anche vecchie incursioni terroristiche, no? Che sono avvenute in Germania, oltretutto. Però è chiaro, gli elementi ancora sono pochi e possiamo basarci solo sul discorso di mettere in correlazione le vittime con il crimine. Quindi questo per il momento ci può dare questa idea di crimine iniziale, sì, per fare esatto, ipotesi. Ma tu hai delle interviste molto interessanti? Sì, sono andata al luogo del delitto e ho fatto delle interviste con gli investigatori che hanno seguito questo caso straordinario. Bene, vediamolo allora. Began mit einem Mordfall an einer Polizistin. È cominciato con l'omicidio di una poliziotta e il tentato omicidio di un poliziotto il 25 aprile 2007 a Heilbronn. Hanno sparato ad un'impiegata della polizia e l'hanno uccisa, mentre il suo collega è stato ridotto in fin di vita da un colpo alla testa. Grazie a Dio è sopravvissuto all'incidente ed è oggi di nuovo in buona salute. Eine Sonderkommission der Polizei in Heilbronn. Una commissione speciale della polizia di Heilbronn si è occupata delle indagini.
Abbiamo condotto moltissime indagini e naturalmente abbiamo anche fatto delle ricerche sulle tracce di DNA. In questo caso anche sul mezzo della polizia nel quale i due sono stati uccisi, o meglio, colpiti. Dalle indagini sulle tracce di DNA siamo riusciti a tracciare il profilo di una donna e con l'andare del tempo, cioè successivamente all'incidente di Heilbronn, ci sono stati sempre più casi, circostanze nelle quali è emerso proprio l'esatto DNA di questa donna sconosciuta. Si trattava di effrazioni, ma anche di altri casi di omicidio nel Baden-Württemberg, nel Rheinland-Pfalz e anche di reati in Francia, in Austria, nell'Essex e nel Rheinland-Pfalz. Man mano che passava tempo non riuscivamo più a spiegarci in modo logico come una donna, una persona, avesse potuto commettere tutti questi reati. Abbiamo cercato di ricostruire il profilo della sua personalità con dei profiler. In seguito alle indagini, il DNA della misteriosa donna assassina viene rinvenuto anche sulle scene di due crimini avvenuti anni prima. Quello di una donna di 62 anni uccisa nella sua abitazione, Aida Oberstein, nel 1993, e quello di un uomo di 61 anni, trovato strangolato nel 2001 a Friburgo. Beh, abbiamo due elementi forti, importanti, soprattutto quello che viene dal dato genetico, cioè dal DNA. Abbiamo un DNA che sembra comune a omicidi diversi, quindi con modalità diverse e soprattutto relativo a omicidi avvenuti in paesi diversi. Tant'è vero che, magari lo approfondiremo dopo, si comincia a tracciare un profilo psicologico, perché in realtà gli autori diventano qualcosa di complesso da individuare. Che altre notizie abbiamo? Il primo caso risaliva al 93, era il strozzamento di una pensionata in Ider Oberstein. E poi c'era un altro omicidio nel 2001. Anche lì un strozzamento di un pensionato in suo appartamento. E c'erano tantissimi altri piccoli reati. Però non c'era un chiaro collegamento fra tutte queste reati. Infatti questo è abbastanza significativo e anche preoccupante per certi versi, perché quando hai un esito di DNA, in dubbio che segui il DNA, per tutto quello che il DNA negli anni ha consentito di risolvere, non a caso la Germania è arrivata a questo tipo di risultato perché tra i primi paesi in Europa, sempre dopo la Gran Bretagna, ha istituito una banca dati. E ricordando anche un nostro caso importante, quello di Donato Bilancia, sappiamo quanto le vittime di Donato Bilancia fossero diverse tra di loro, però era sempre omicidio, le modalità erano sempre le stesse, non c'era quasi mai, tranne il primo omicidio di Bilancia, che avviene per strozzamento, ma tutti gli altri erano con arma da fuoco. Quindi io vorrei sentire Maurizio e Cinzia su questo, perché abbiamo dal furto all'omicidio, con modus operandi completamente diversi, e mi sembra che ancora diventa difficile fare il collegamento tra i dati circostanziali e quelli scientifici. Che ne pensi? Sicuramente, perché nel primo caso abbiamo dei colpi d'arma da fuoco, abbiamo detto. Nel secondo caso, invece, dei due pensionati uccisi, abbiamo una modalità asfittica, che è quella dello strozzamento, che necessita che l'aggressore abbia una forza notevolmente superiore e abbia la capacità di resistere a eventuali, diciamo, capacità di resistenza da parte della vittima, perché lo strozzamento viene perpetrato attraverso l'uso delle mani. Quindi questo stride un po' con l'ipotesi femminile, Assolutamente sì, per certi a meno versi. Che non sia una personalità femminile, ma anche come corporatura e come capacità fisiche di vincere l'eventuale tentativo di difesa della vittima. Poi gli studi sulle donne serial killer ci dicono che hanno proprio un modus operandi molto particolare. In un caso come questo si potrebbe pensare a donne serial killer che non agiscono da sole, magari, che possono agire in gruppo. Questo potrebbe essere. Ma un altro dato anche importante che si lega al criminal profiling è ad esempio la dislocazione geografica, il geographical profiling, cioè è vero che
anche bilancia nel nostro caso. Si muoveva, no? Sì, si però, muoveva, però aveva una traiettoria anche abbastanza... Il territorio era abbastanza, esatto, limitato. Qui se si parla di serial killer, questo spread, no? Come viene definito, questa vastità di territorio non ci sta. Non ci sta, no, è infatti un po'... c'erano Austria, Francia, Germania e poi in altri posti della Germania, proprio... Certo. Era difficile collegare tutti questi posti. Un filo conduttore sembra che non ci sia. Anche la firma. Ma la scienza e poi la scienza, la firma, certo. Non so, ma vedi, io colgo qui un aspetto. Si fidavano. Bisogna fidarsi, ma sempre con riserva, della scienza, così come delle indagini dichiarative. È così. Va accompagnato. Ci siamo spesso occupati di casi in cui seguire soltanto un filone investigativo diventava fuorviante. Vedete, qui si coglie ancora una volta come le indagini del passato erano spesso finalizzate soltanto all'esperienza dell'investigatore che mal accettava o comunque accettava con riserva i contributi dello scienziato e viceversa. E come è cambiato negli ultimi anni, no? Questo approccio di integrazione che ancora non è totale. Credo che dobbiamo approfondire, però mi sembra che il DNA che apparentemente lega qui non sia questa volta l'elemento che invece possa essere risolutivo ai fini di questa indagine così vasta. È troppo eterogenea, troppo eterogenea. Una misteriosa donna assassina semina omicidi e furti in molte regioni europee, ma non ha un volto, non ha un nome e non ha neppure una storia. L'unica traccia che gli investigatori riescono ad inseguire è il suo DNA, riconosciuto e analizzato su moltissime scene del crimine. Il DNA era l'elemento che legava i reati e con l'andare del tempo all'inizio sembrava plausibile che questi crimini fossero legati fra loro anche dal punto di vista del reato. C'è stato un omicidio ad Heilbronn, un tentato omicidio. Abbiamo avuto un omicidio nel Baden-Württemberg e anche un omicidio nel Rheinland-Pfalz. Dal punto di vista del tipo di delitto c'era coerenza. Si trattava di 3 omicidi, ma poi ci sono stati anche altri reati, come furti nei giardini, reati minori. D'altra parte, però, ci sono stati anche casi in cui sono state rubate delle auto di grande valore dopo che era stata svaligiata una casa. Quindi i reati sono stati fino ad un certo punto coerenti, ma col passare del tempo sarebbe stato sempre più difficile metterli in relazione se non avessimo avuto le tracce di DNA. Nel 2005 è stato fondato l'ufficio di polizia criminale in Austria. Si è trattato di una grossa riforma della polizia e in quel momento si sapeva già che in Germania si erano verificati casi di omicidio e da noi effrazioni in cui era stato rilevato un DNA che apparteneva ad una donna e che metteva in relazione gli omicidi in Germania con le effrazioni in Austria. Era il luglio 2005. In Austria abbiamo avuto 16 furti, nessun omicidio o rapina, niente del genere. Davvero soltanto effrazioni e furti, finché non c'è stato questo omicidio a Linz, quando si è trovato questo DNA femminile del fantasma di Heilbronn sul dito della vittima. Questa è stata la cosa più difficile per noi, fin dall'inizio, perché non c'era assolutamente nessun elemento che potesse mettere in relazione questi casi. I luoghi in cui erano avvenuti erano i più disparati. Ladri che entravano in negozi, ma anche in sedi di associazioni. Si trattava di casi che avevano obiettivi completamente diversi. Le cose che venivano rubate erano estremamente differenti e la cosa era molto, molto insolita. I casi non avevano niente a che vedere fra loro, se pensiamo agli oggetti rubati. Una volta una moto da corsa e poi solo degli energy drink. Mi sembra che la tipologia dei reati è troppo diversa tra loro per sostanziare che il DNA sia il legante. A questo punto non sono nemmeno d'accordo con l'investigatore tedesco, perché lui parla di omicidi e quindi dice in effetti ci stava il discorso che all'inizio si trattava di omicidi, però erano omicidi con modalità completamente differenti. Allora, se dobbiamo ammettere l'ipotesi della serialità, questo viene negato dal fatto che il modus operandi è diverso. No, mi sembra che a questo punto dobbiamo cominciare a sospettare
dell'affidabilità del DNA, nel senso che c'è qualcosa che non va, che scopriremo. È interessante sapere se ci siano dei testimoni oculari, se qualcuno ha potuto tracciare un identikit. Sì, in effetti hanno fatto un identikit di un uomo oppure una donna travestita di uomo, cioè con un pizzetto. Il pubblico era molto spaventato, cioè queste persone continuavano a colpire. Infatti la svolta viene nel 2008, quando trovano tre corpi sull'Alto Reno. Queste persone, e vieni fuori, erano commercianti di auto usati dalla Georgia, erano georgiani, e sono stati trasportati in una macchina, un Ford Escort, dove sul parabrezza è stata trovata di nuovo questo DNA di questa serial killer. Due persone sono state arrestate in collegamento con questo reato, però negavano l'esistenza di qualsiasi donna. Per cui, di nuovo, un altro omicidio, DNA femminile, nessuna donna coinvolta. Dem Mord an Michael Kiesewetter, da passieren zwei Dinge, über die die Polizei bis heute entweder gar nichts. Dopo la morte di Michelle sono successe due cose delle quali la polizia fino ad oggi o non ha parlato per niente o solo in parte. Prima di tutto qui, proprio nelle vicinanze di questa strada, sono state trovate dalla polizia due persone arabe. Sono stati interrogati secondo il protocollo come possibili testimoni e hanno detto di non aver visto niente. Quindi la cosa è stata considerata risolta dalla polizia. Non sono più andati avanti con questa pratica. Nel frattempo però io ho ricevuto informazioni da fonti ben informate che entrambi sono membri della scena islamica radicale di Heilbronn e che sono anche in contatto con la scena islamica radicale di Ludwigshafen, dalla quale venivano gli assassini dei tre georgiani. Questo non è mai stato reso pubblico dalla polizia di Heilbronn né dagli investigatori del Baden-Württemberg, o comunque non si è saputo all'interno della regione. Questo è emerso solo dalle mie ricerche. Il secondo fatto è che 20 minuti dopo che qui è stato commesso l'omicidio, non lontano da qui, circa un chilometro più in là, in un punto collegato direttamente da questa pista ciclabile, alcuni testimoni dicono di aver visto un uomo coperto di sangue che correva ed è salito su un'auto il cui guidatore gli ha gridato di salire in fretta. Poi questa macchina ha lasciato Heilbronn a forte velocità. Questo elemento è stato reso pubblico subito dalla polizia, ma quello che non hanno detto, e che ho scoperto io grazie al libro, è che l'uomo che sembra essere scappato da qui, quello che era sporco di sangue, era evidentemente un europeo dell'est, e i testimoni hanno dichiarato che il guidatore dell'auto, che gli ha gridato sali subito, era dell'est. Quindi, nello stesso giorno dell'omicidio, abbiamo una pista che ci porta verso l'Europa dell'est. Osteuropäisch war. Damit haben wir noch am selben Tag des Mordes eine Spur, die tatsächlich nach Osteuropa führt. Si è sparso un panico generale in Germania. In effetti, yeah. Le polizie tedesche hanno offerto una ricompensa di 300.000 euro per qualsiasi notizia su chi potrebbe essere questa persona. Voglio dire, è strano che gli investigatori in questo caso continuano a dare così tanto affidamento alla prova scientifica, che effettivamente è quella che come sempre dà un'affidabilità maggiore. Però qui, osservando proprio l'andamento, no, di questi crimini, sarebbe interessante invece procedere e osservare e utilizzare quelle che sono le tecniche vere e proprie del criminal profiling a questo punto. Come mai gli investigatori invece continuano ad ancorarsi solo ed esclusivamente al DNA e a questa prova e non comparano le due investigazioni, diciamo? Sì, ricordiamo c'era anche un gruppo investigativo speciale, per cui c'erano 40, ci rinforzavano fra di loro, forse c'era anche molta pressione mediatica, la stampa parlava, i giornali, il pubblico, la televisione, c'era molta attenzione su questa unica donna. Quindi, come dire, erano un po' spinti anche dalla pressione anche. Che gli veniva fatta.
Certo, il DNA è in dubbio. Negli ultimi anni al 99% ha risolto tutti i casi, per cui trovarsi lo stesso DNA è molto impegnativo, lasciarlo, non considerarlo. Di fatto, però, c'è anche una pista che ricondurrebbe all'est europeo. E questo è interessante. È interessante perché si ricollega al nostro secondo caso, dove in realtà gli aggressori provenivano dall'est europeo. E quindi da questo punto di vista io credo che la nostra discussione possa proseguire, però si rafforza, secondo me, la debolezza che ruota intorno al DNA, perché di fatto ci troviamo di fronte ad una unica conferma che sembrerebbe il DNA, sconfessata da tutti gli elementi circostanziali, medico-legali, psicologici, investigativi. Beh, insomma, credo che forse a questo punto cominceremo a capire che il meccanismo della credibilità sul DNA si sfascia. La vera svolta, però, in questo caso, non arriva dalla Germania, però dall'Austria, a Linz. Sentiamo un attimo questa intervista. Nel settembre 2008 in Austria c'è stato un omicidio, qui a Linz. È scoppiata una rissa tra ragazzi in una discoteca e un uomo è finito a terra e poi è stato preso a calci finché non è morto. Di questo caso si è occupato l'ufficio regionale della polizia criminale, che ha indagato insieme agli agenti di polizia locale, e nel giro di pochi giorni è stato possibile fermare tutte le persone coinvolte. Erano 5 uomini che sono stati fermati e che hanno ammesso di essere stati presenti al momento dell'omicidio. Non c'era niente di ancora poco chiaro, era evidente che quelli fossero i 5 uomini che avevano commesso il crimine. Nonostante questo, sono stati fatti i normali rilevamenti sul luogo del delitto, perché è sempre possibile che qualcuno ritiri la propria confessione o che salti fuori una nuova versione dei fatti, quindi abbiamo bisogno di prove materiali. Quindi sono state raccolte tutte le tracce di DNA relative al delitto e sono state valutate. E durante la festa dell'ufficio regionale di polizia criminale, durante la festa di Natale, ho ricevuto una telefonata dai medici legali di Salisburgo che dicevano che su un dito della vittima avevano trovato tracce di DNA della donna ricercata per il delitto di Heilbronn. La mia prima reazione è stata chiamare un professore del Dipartimento di Medicina Legale e dirgli: non ci credo, una cosa del genere non è possibile, è impossibile che questo caso sia in relazione con gli altri, ci deve essere un errore. Al telefono lui mi ha spiegato che non c'era nessun errore, che era assolutamente evidente che si trattasse del DNA di questa donna, che era già stata ricercata per l'omicidio di Heilbronn. Si aggiunge un'altra ombra a questi casi e mi sembra che sia chiaro, nell'omicidio della discoteca, dove ritorna tra l'altro il riferimento a persone dell'est, però gli autori sono maschi, eppure viene ritrovato un profilo femminile sul dito che è compatibile con quelli precedenti. Mi sembra di poter essere certo che c'è un problema di analisi del DNA che può riferirsi sia alle fasi della raccolta delle tracce sul luogo del reato, sia all'aspetto analitico vero e proprio, perché sono due momenti che indubbiamente sono molto, molto purtroppo affetti anche da errori che poi pesano notevolmente. E in questo, volevo il tuo parere, Maurizio, in questo, considerando che l'intervento sulla scena del crimine non è soltanto degli esperti CSI, ma anche dei medici legali, volevo che tu ci dessi un tuo contributo. Certo, anche perché a un certo punto dell'intervista si chiede proprio al medico legale che dia ulteriori conferme rispetto al risultato che era stato dato. C'è da dire che l'elemento che poi riconduceva tutti i delitti a questa figura abbastanza misteriosa che girava un po' tutta l'Europa, chi l'aveva individuata iniziava a dire: scusate, ma siamo sicuri di quello che diciamo? Questo perché spesso gli elementi che vengono trovati, ricercati o quant'altro, rimangono in una camera stagna, cioè nel senso ognuno di loro esamina qualcosa senza che quel qualcosa poi venga condiviso in maniera, diciamo, professionalmente corretta, nel senso che ogni elemento deve essere poi strutturalmente e dal punto di vista organizzativo deve essere dato e preso in visione e esaminato da tutto il team in maniera tale che possa avere una vera valenza, perché tutti gli elementi
medico-legalmente validi rispetto ai casi, alla tipicità delle lesioni, divergono in maniera sostanziale dall'unica traccia che invece andava a tutelare proprio l'incapacità organizzativa e di concentrarsi su un'organizzazione più finalizzata con tutte le personalità e le professionalità che dovrebbero essere presenti. Può capitare spesso che il capo della polizia ti chiama e dice: guarda Maurizio, queste cose qui non capisco, puoi darti un'altra occhiata? Certo, questo può capitare. Cioè, sì e no. Comunicazione diretta. Può capitare quando effettivamente c'è la volontà, la voglia di comprendere alcune cose e dopo che sono stati analizzati alcuni elementi e quegli elementi divergono da quello che invece è il risultato scientifico, che però non dobbiamo mai dimenticare. No, certo, ma mi permetto di fare un'osservazione, che è questa. Mi sembra di cogliere delle differenze tra l'approccio europeo e quello americano. Perché in Europa, in particolarmente in Italia, il titolare delle indagini preliminari è il pubblico ministero. Noi esperti normalmente rispondiamo al pubblico ministero. Non siamo educati, e questa è una grave falla del sistema, non siamo educati a collaborare tra noi. Nell'indagine invece oltreoceano, normalmente è riconosciuta alla polizia una grandissima autonomia. L'indagine è tutta della polizia, nessuno interferisce, il pubblico ministero non può, dà consigli, ma non può interferire. Per cui questo genera un cortocircuito in positivo, una collaborazione tra tutti gli esperti che spesso manca in Italia ma anche in Europa. Vedete che cogliamo sempre le stesse cose. Non si colloca, dicevi tu giustamente, a compartimenti stagni, sì, no? Assolutamente a compartimenti stagni. Ci sono casi in cui magari al medico legale che non ha fatto il sopralluogo perché l'ha fatto magari un altro collega, debba eseguire l'autopsia e ha perso tutti gli elementi, sì, che invece erano importanti perché erano rilevabili sulla scena del crimine. Per non parlare dello psicologo, no, che è relegato in veramente... ultima fase, laddove effettivamente ci sono delle difficoltà, allora rimpagliamo all'eventuale profilo. Ma non c'è un protocollo che lo stesso medico legale sul scena del delitto deve fare l'autopsia? Non sempre. Però il problema è che il pubblico ministero può incaricare del sopralluogo qualcuno, il sopralluogo lo fa qualcuno, poi la consulenza la fa qualcun altro. A volte il sopralluogo, scusa se ti parlo sopra, viene fatto nemmeno da un medico legale. A volte viene chiamato un medico reperibile perché si dà poco importanza al momento più importante nel riuscire a repertare le tracce, individuarle, organizzare tutto il resto. E questo capita, guarda caso, magari negli omicidi importanti che avvengono nei piccoli centri, dove non c'è una grande esperienza, viene chiamato il medico che normalmente è un po' un factotum, e questo pone dei limiti incredibili. Però volevo chiedere a Cinzia: quante volte ti capita di andare sul luogo del reato? Mai. Il problema, vedete, è ancora questa pigrizia, chiamiamola così, nel voler coinvolgere tutti gli esperti. Mai, c'è sempre un intervento dello psicologo, del profiler, sì, forse, chiamiamolo come vogliamo, forse è sempre in coda. Mentre invece una cosa importantissima sarebbe proprio che il team, cioè l'investigatore, il medico legale e lo psicologo, o profiler se così lo vogliamo chiamare, intervenissero contemporaneamente sulla scena del crimine. Perché la scena del crimine, alle diverse figure, dà delle informazioni importantissime. Credo che abbiamo tutti gli ingredienti per sospettare che questa indagine va riedificata, nonostante gli sforzi di tutti gli investigatori, perché io voglio ricordarvi, lo sono stato, lo sono ancora come voi, non è facile occuparsi di omicidi. Ai media lasciamo la pressione e la facilità della risoluzione, agli esperti, ai magistrati e agli investigatori, carabinieri, polizie o comunque le forze di polizia, lasciamo le difficoltà di una indagine, che non è così semplice. Quindi alla luce di questo vediamo un po' qual è stato un po' lo sviluppo successivo. Da questo momento in avanti non abbiamo più pensato che la donna esistesse veramente, ma non era impossibile. Per questo abbiamo continuato i lavori di indagine della polizia criminale per scoprire quali donne si muovessero nell'ambiente della vittima. Abbiamo chiesto il DNA di tutte le donne con cui aveva avuto contatti quel giorno e anche delle sue parenti. Abbiamo ricevuto il DNA e l'abbiamo fatto esaminare. Il DNA che cercavamo non apparteneva a nessuna di queste donne.
Ich habe Ihnen ja geschildert, dass wir schon seit längerer Zeit überprüft haben, ob da auch irgendwo eine Fehlerquelle vorliegen könnte. Und wir haben beispielsweise seit... Come dicevo, siamo andati avanti per molto tempo a controllare che non ci fosse un errore da qualche parte. Per esempio, già dall'aprile 2008 abbiamo analizzato i bastoncini di Ovatta per il prelievo delle tracce. Bastoncini di Ovatta nuovi che venivano da questa azienda, dove poi è stata trovata la contaminazione. Erano più di 300 bastoncini di Ovatta che noi abbiamo comprato e analizzato presso l'ufficio di polizia criminale regionale. Ed erano tutti puliti, non si è mai riscontrata alcuna sporcatura, alcuna contaminazione. Nell'anno 2009, a febbraio, dall'ufficio di polizia criminale abbiamo preso in consegna l'intera commissione speciale della polizia di Heilbronn e da quel momento ci siamo occupati noi di questo caso. Nel febbraio 2010 la polizia ordinaria, in base al personale a sua disposizione e alle proprie capacità, ci ha chiesto di essere sollevata da questo incarico. Per questo ci siamo assunti la responsabilità del caso. Nel marzo 2009, nel corso di una riunione che si è tenuta qui, presso l'ufficio di polizia criminale di Stoccarda, siamo venuti a sapere dai colleghi austriaci che anche loro usano gli stessi bastoncini di Ovatta che usiamo noi qui in Germania. Così avevamo la parte mancante. Così avevamo l'elemento comune tra tutti i casi, quindi abbiamo subito intensificato i controlli per capire se fosse possibile che i bastoncini di Ovatta ci avessero portati sulla strada sbagliata. Pochi giorni dopo abbiamo avuto i risultati delle indagini e abbiamo potuto affermare senza ombra di dubbio che noi in pratica non stavamo dando la caccia a nessun sospetto, bensì ad un impiegato dell'azienda produttrice. Gejagt hatten, sondern eine Beschäftigte des Herstellerbetriebs. Ha una crisi? Ha ferite alla testa? Signore, no, probabilmente è meglio che non scenda da lì. Ma che sta succedendo? Pensava che Kepner avrebbe trovato uno scemo come lei. Un Kepner maschio? Quante probabilità aveva? Aspettando la nuova, attesissima decima stagione, Grey's Anatomy, la nona stagione, da mercoledì 6 agosto alle 21.10 sulla 7. Vuoi sposarmi? Ecco il problema, era una contaminazione e d'altra parte è un nemico nascosto perché noi possiamo avere contaminazione ovviamente sulla scena del crimine, da parte di coloro che rilevano le tracce, contaminazione ci può essere in laboratorio, quindi purtroppo negli anni la cresciuta sensibilità dei metodi di analisi ha fatto sì che i protocolli operativi diventassero sempre più severi. Però devo dire che questa era una contaminazione fuori portata, perché nessuno ha mai pensato che la contaminazione poteva provenire dagli oggetti, dagli strumenti di laboratorio come i cotton fioc, che dovrebbero essere DNA free, ma si pensa che in realtà lo siano, quindi diventava davvero difficile. E questo è molto importante perché ci insegna, è un caso che ovviamente rimarrà come punto di riferimento per tutta la comunità scientifica, ci insegna che appunto c'è in agguato sempre qualche problema che evidentemente è aumentato in funzione di questa grande sensibilità che il DNA ha acquisito negli ultimi anni. Insomma, questa scoperta comunque della contaminazione a questo punto è andata a favore dell'investigazione, perché il team si è sciolto e hanno potuto effettivamente fare delle ipotesi alternative e quindi indagare anche in direzioni differenti. Quindi diciamo che nel negativo è uscita una cosa positiva rispetto all'investigazione. Certo, ma poi legandomi a quello che diceva Luciano, rispetto alla contaminazione, certamente nessuno poteva aspettarsi che proprio il mezzo che doveva essere utilizzato perché si specificasse meglio chi era l'individuo che aveva compiuto gli omicidi, era quello proprio che contaminava tutto. Ma tra l'altro tutto ciò è anche possibile quando si interviene sulla scena del crimine
e si dimenticano alcune semplici regole. Quante volte è capitato di aver visto che o non si siano indossati i guanti, o prima di indossarli abbiano soffiato dentro e poi li abbiano indossati, cioè a dire proprio andare a contaminare nel momento in cui davvero si stanno cercando di eliminare tutti gli elementi che poi possano essere presi in considerazione al di fuori di ogni possibile contaminazione. Quante volte si entra sulla scena del crimine senza le tute, senza salvascarpe, senza mascherine, immaginando che tutto dopo, come avviene spesso e come è avvenuto, si debba cercare di ripercorrere escludendo gli errori fatti da altri e richiedendo su coloro i quali poi intervengono dopo che gli errori sono stati fatti di essere assolutamente perfetti. Certo. Questo impone una maggiore attenzione in tutti gli approcci che evidentemente noi dobbiamo avere sulla scena del crimine, per cui credo che si stia sviluppando adesso anche nel mondo un'attenzione maggiore all'uso di strumenti che siano comunque affidabili, tanto è vero che siamo diventati molto più severi anche sulla scena del crimine, perché noi chiediamo poi alle persone che agiscono, può essere il medico legale come gli operatori della scena del crimine, i CSI people, di darci un campione, perché purtroppo non ci se ne accorge, ma pensate che oggi nelle operazioni che si fanno anche in laboratorio, normalmente quando si inizia l'ispezione e l'analisi di alcuni reperti, tutti i consulenti, gli esperti che entrano e che si occupano di quella cosa devono dare un campione, perché anche in laboratorio è talmente forte la sensibilità del DNA attraverso l'amplificazione che noi potremmo avere dei DNA estranei che poi diventano un problema, perché tu su una traccia qualsiasi che oggi spesso costituisce l'unico elemento di risoluzione trovi un campione di DNA maschile. Di chi è? Allora almeno escludi, cioè no, ti poni al riparo. Tu pensi che siamo andati a intervistare il professore che ha scoperto proprio questa contaminazione per entrare in suo laboratorio? Ho dovuto dare il mio DNA. Appunto. Proprio per entrare in Austria. Bene, la vediamo? Sì. Dieser Fall war der Anlassfall, in dem wir sagten, hier muss etwas anderes dahinter stecken. Es liefen dann relativ umfangreiche. Questo caso è stata l'occasione in cui abbiamo detto ci deve essere sotto qualcosa. Abbiamo iniziato quindi a fare ricerche e a guardare nell'insieme questi casi. Avevamo 14 casi per trovare degli elementi comuni tra questi casi. Non è stata una cosa facile perché erano interessati molti laboratori. Questo profilo è stato trovato anche in altri laboratori e dopo una ricerca lunga e impegnativa siamo riusciti finalmente a concentrarci sui batuffoli di Ovatta. I batuffoli di Ovatta erano la fonte più plausibile del problema e alla fine si è riusciti a dimostrare che si trattava di una contaminazione nel processo di produzione dei tamponi di Ovatta. Ed è stata proprio questa la prova. Si è scoperto che l'Austria, il Baden-Württemberg, il Saarland e la Francia compravano i bastoncini di Ovatta da un'azienda che era diversa da quella da cui si rifornivano gli investigatori bavaresi. Per questo esisteva una zona bianca sulla mappa delle tracce del fantasma e, come ho scoperto più tardi, già un anno prima gli investigatori del Baden-Württemberg avevano messo in evidenza la presenza di questa macchia bianca, ma evidentemente nessuno li ha ascoltati. Avrebbero potuto rendersi conto fin da subito che questa donna non esisteva. La reazione degli investigatori in Germania è stata che all'improvviso hanno ammesso che la donna non esiste, dicendo però che loro, già da un anno, avevano il dubbio che l'assassina fantasma non esistesse. Questa è stata una grossa contraddizione, perché fino a quel momento gli investigatori del Baden-Württemberg avevano sempre sostenuto che la donna esisteva e addirittura un mese prima che noi rendessimo pubblica l'intera vicenda, il capo della polizia criminale regionale in persona ha dichiarato: «Sto addosso a questa donna, è sempre più vicina». Hanno dichiarato questo, un'affermazione così lontana dalla realtà. È stato come se addirittura il capo della polizia criminale del Baden-Württemberg abbia cercato di vendere come un successo la conclusione che l'assassina fantasma non esisteva e che invece si trattava di un'anziana signora assolutamente innocua che semplicemente era entrata in contatto coi bastoncini di Ovatta.
Ho comunicato questa cosa come un successo, dicendo in conferenza stampa la frase «Abbiamo cercato una donna e abbiamo trovato una donna». Noi giornalisti l'abbiamo trovata un'affermazione molto cinica, perché si cercava l'assassina, tra gli altri crimini, di Michelle Kiesewetter e di molte altre persone uccise, e si è trovata una signora innocua che non aveva nessuna colpa del fatto che i bastoncini di Ovatta fossero contaminati, perché è importante sottolineare che erano sempre stati ordinati i bastoncini di Ovatta sterili, ed erano sterili, senza che fosse richiesto che fossero privi di tracce di DNA. Siamo andati a visitare una ditta di Brescia, che è leader nel settore, e questo ci dà la dimensione di come tutta la plasticheria e tutti i presidi che servono dal prelievo sulla scena del crimine fino in laboratorio oggi devono avere degli standard elevatissimi, ed è interessante capire non soltanto il concetto di DNA free, ma come ci stiamo preparando anche a far sì che i prelievi siano molto più efficaci ed efficienti, e soprattutto come si possano conservare le tracce più complesse. Ma vediamo l'intervista, è molto bella. La contaminazione nasce da un problema da un equivoco tra il concetto di sterilità dei dispositivi di prelievo normalmente diffusi in ambito clinico, che vengono adottati in qualche modo in modo improprio nel prelievo sulla scena del crimine per tracce di DNA. L'ambito clinico vive il concetto di sterilità in relazione al prelievo che deve essere eseguito, che vuol dire non avere alcun tipo di crescita biologica. La scena forense, invece, o la medicina forense, ha bisogno di dispositivi di prelievo che non sono contaminati da alcun tipo di DNA umano. Questo tipo di esigenza o di specifica o di questa caratteristica non era stata adeguatamente identificata e veicolata da parte delle persone deputate all'acquisto di questi materiali. C'è una differenza fra sterile e DNA free? Assolutamente. La sterilità è un concetto che è relativo all'assenza di contaminazione biologica dal punto di vista di crescita batterica, mentre il concetto di DNA free è un concetto che riguarda l'assenza di tracce di DNA che possono non avere alcun valore dal punto di vista della crescita biologica, ma che invece riportano DNA umano dovuto al contatto che gli operatori in ambito produttivo hanno avuto durante i processi produttivi. Ma nel caso di Heilbronn, com'è successo questa contaminazione? Sostanzialmente le devi immaginare che questi cotton fioc, che vengono imbustati o forniti in bulk, con macro confezioni, vengono... Vendere armi è come vendere aspirapolvere. Fai telefonate, cammini e prendi gli ordini. Io ero un mercante di morte, ma facevo le stesse cose. Un vero piacere conoscerla. Vendevo Uzi fatti in Israele ai musulmani e proiettili fatti dai comunisti agli anticomunisti. Sono 100.000 cartucce. Io sono un tipo dal grilletto facile. Ho anche spedito un carico in Afghanistan quando loro combattevano ancora i miei compagni sovietici. Non avevo il mio aereo personale, avevo una flotta. Puoi procurarmi l'arma di Rambo? Rambo 1, 2 o 3. Possiamo trovare una soluzione. So che tu non sei tutto quello che sembri. Perché l'hai fatto? Nicolas Cage, Lord of War. Lunedì alle 22:30 sulla 7.